Ciao, sono Luca di Mister Gadget. Nel giro di pochi minuti andremo a vedere oggi due prodotti molto interessanti, ben due scatole per due tagli diversi dell'assalto di Samsung alla fascia media del mercato. In una mano il Galaxy A6, nell'altra il Galaxy A6 Plus. Assalto alla fascia media del mercato per me vuol dire che questi sono prodotti che vanno a scontrarsi frontalmente con i prodotti di Huawei. Sappiamo che Huawei ha una percentuale altissima di mercato tra i 200 e i 400 euro. Sarà curioso vedere come il mercato accoglierà questi prodotti, che sono molto completi, hanno un ottimo hardware e un prezzo tutto sommato molto competitivo. 309 euro per il modello con un display da 5,6 pollici, 369 euro per il modello con un display da 6 pollici. Sono entrambi schermi Super AMOLED, ma vediamo quello che contiene la confezione. Beh, ovviamente il telefono, non andremo a vedere adesso i dettagli sul dispositivo, al di sotto del dispositivo bellissime istruzioni e poi il carica batterie di Samsung. Ovviamente all'interno della confezione c'è anche il famosissimo piripacchiolo che serve per accedere agli slot per le nano SIM o per la micro SD. Nella versione dual SIM, quella che verrà messa in vendita non tramite operatori ma sul mercato libero, ci sarà la possibilità di inserire contemporaneamente due SIM e anche una micro SD, le cuffie con l'attacco da 3 mm e mezzo e poi il cavetto dati. Qui purtroppo c'è una notizia negativa, perché il connettore è un micro USB. Insomma, sarebbe ora di cominciare a fare una conversione condivisa e anche e soprattutto collettiva verso USB Type-C. Però se volete, questo è l'unico neo che trovo io rispetto ad un prodotto che è altrimenti molto completo e molto interessante. Stessa dotazione anche per quanto riguarda il telefono invece A6, che vedete al suo interno ha il caricabatterie, ha ovviamente anche in questo caso il cavo per il trasferimento dati e anche per ovviamente la ricarica, e poi le cuffiette anche in questo caso con la presa da 3 mm e mezzo. Questi sono i prodotti visti da vicino, uno con la diagonale da 5,6 pollici, l'altro con la diagonale da 6 pollici. In realtà non è l'unica differenza, perché all'interno poi c'è anche un processore diverso, è un processore Exynos per il modello A6, esattamente il 7870, e invece un processore Qualcomm Snapdragon 625 per il modello A6 Plus. Sulla parte posteriore c'è un'altra delle differenze fondamentali: una fotocamera per A6, due fotocamere per A6 Plus. Di fronte anche altra differenza: 24 megapixel per quanto riguarda il sensore frontale di A6 Plus e 16 megapixel invece per il sensore frontale del modello A6 normale. Adesso eviterei di fare questo parallelismo continuo per dare un occhio a quelli che sono gli altri lati invece del telefono, che sono identici. In questo punto il controllo del volume per i modelli con doppia SIM, una cassettina per una SIM e un altro invece per SIM e micro SD. Nella parte superiore nulla da riportare. Da questa parte invece l'altoparlante, quindi la riproduzione audio, il pulsante di accensione e poi un lato che rimane pulitissimo fino alla parte inferiore. Parte inferiore con la porta micro USB e con il connettore per le cuffie da 3 mm e mezzo. Sulla parte posteriore, oltre alla fotocamera, abbiamo anche il sensore per le impronte digitali, che viene indicato inserito nella parte inferiore di questo blocco centrale della fotocamera. Vale anche per il modello A6, che vedete ha il sensore delle impronte digitali esattamente nello stesso punto. Mettendo i telefoni uno accanto all'altro si vede insomma essenzialmente la differenza nelle dimensioni. Ripeto, 5,6 o 6 pollici, da questa parte c'è un display HD, da questa parte c'è un Full HD Plus. Entrambi hanno un ratio 18,5 noni, però cambia ovviamente la superficie complessiva del display, rimane più o meno uguale la proporzione tra schermo e superficie totale del dispositivo, che è del 75,3% su A6 Plus e del 75% invece
su A6. Vorrei farvi notare un dettaglio anche: il colore leggermente diverso, il bianco leggermente diverso, forse non sarà facile coglierlo attraverso la videocamera. Diciamo che è molto più fredda la tonalità di colore che è stata scelta per A6 normale, mentre A6 Plus ha un bianco leggermente più caldo. Per quanto riguarda l'utilizzo di funzioni base come quella della navigazione in internet, vedete che essenzialmente si equivalgono. Vediamo anche nell'apertura delle applicazioni, vedete come essenzialmente, insomma, in linea di massima, la velocità dei telefoni sia comunque paragonabile tra loro. Vediamo anche l'apertura della fotocamera, guardate, addirittura leggermente più veloce l'Exynos di Samsung rispetto allo Snapdragon 625 di Qualcomm. Altra caratteristica che abbiamo visto diversa, come detto, è quella della definizione del display, no? Passiamo da 400 addirittura pixel per pollice, 411 per l'esattezza, che abbiamo su A6 Plus, ai 294 invece che troviamo sul modello A6 normale. Va però sottolineato che entrambi i prodotti hanno uno schermo Super AMOLED e che tra l'altro entrambi hanno anche l'on screen display, cioè quello che appare sul telefono, vedete, quando lo schermo è spento, no? Entrambi sono dotati di questa funzionalità. Stavamo guardando la navigazione, allora torniamo in questo punto per farvi sentire anche l'audio del telefono, che io trovo tutto sommato interessante. Andiamo direttamente al player anche con A6 Plus. Un volume alto, un volume tra l'altro con una discreta definizione anche per quanto riguarda i bassi. Sentite, volume molto alto da questa parte, e vediamo cosa succede anche sul modello A6 normale, il tempo di collegarsi con la rete. Sentite, anche in questo caso un volume forte, volume che viene emesso dallo speaker che è messo nella posizione laterale del telefono. Altra particolarità a proposito dell'audio: c'è il Bluetooth 4.2 con il supporto per la trasmissione stereo dell'audio, non c'è aptX o altre soluzioni, non ci sono altre soluzioni particolari quando parliamo di audio wireless. Quando invece utilizzate le cuffie, avete la possibilità di utilizzare il Dolby Atmos, e questo credo che sia un dettaglio assolutamente importante. Voglio farvi vedere anche il menu della fotocamera, perché abbiamo detto 16 megapixel, 5 megapixel, apertura 1.7 e 1.9 per le due foto camere principali, con anche la messa a fuoco live, la stessa in pratica del Galaxy Note, del Galaxy A8 e anche del Galaxy S9. Quindi una fotocamera completa. L'altra opzione è quella della disponibilità di adesivi che possono essere utilizzati per lo scatto delle immagini, e per quanto riguarda gli adesivi è un'opzione che avete a disposizione anche quando ovviamente utilizzate la camera frontale, che vi permette di utilizzare questa modalità del primo piano, quindi della sfocatura, che però in questo caso viene fatta in formato elettronico. Quindi una sezione, quella della fotocamera, con la possibilità di girare video a 1080 pixel con 30 frame al secondo, sia con la camera frontale che con la camera posteriore. Come sempre, un'interfaccia della fotocamera molto molto semplice, ma non per questo poco efficace. Vediamo anche i tempi con cui la fotocamera è in grado di scattare. Essenzialmente, vedete, con la messa a fuoco live avete la possibilità di sfocare la parte inferiore. Vedete, messa a fuoco live adesso disponibile. Se io scatto anche in questa modalità, l'immagine viene ritratta in modo immediato e molto semplice. Sapete poi che potete, attraverso questo menu, regolare la sfocatura dello sfondo. Le immagini sono mediamente discrete, buone con
quando c'è molta luce, ovviamente un po' più di fatica quando invece la luminosità è ridotta. Per dare un occhio a quali sono le differenze, vedete nella fotocamera invece del modello A6, dove non c'è la doppia fotocamera posteriore, non avete la messa a fuoco live, ma avete comunque sempre gli adesivi. Entrambi i modelli hanno a disposizione Bixby Vision, quindi la possibilità, inquadrando un oggetto, di ottenere delle informazioni relative che sono pescate dalla rete internet. Però in linea di principio, tanto la fotocamera da 24 megapixel frontale della 6 Plus quanto la doppia fotocamera posteriore di A6 Plus, ma anche le singole fotocamere, entrambi da 16 megapixel della 6 normale, devo dire che si comportano assolutamente bene. Trovo che questi prodotti siano assolutamente ben fatti, 369 euro e 309 euro con la qualità di Samsung, con display Super AMOLED, con il supporto per Samsung Pay, con la messa a fuoco live nel caso della 6 Plus, sono un prezzo davvero interessante. Certo, si può sempre spendere di meno, si può sempre scendere in basso con il prezzo, ma io sono convinto che poi l'esperienza di assistenza, la possibilità di avere supporto al software, la velocità degli aggiornamenti, la completezza anche del software siano degli elementi da non sottovalutare. Ecco perché trovo che questi oggetti siano veramente belli. Non vi ho detto forse che c'è la radio all'interno di entrambi i prodotti, che uno ha una batteria da 3500 mAh, l'altro invece da 3000, e da quello che ho visto fino adesso devo dire che la gestione, il bilanciamento tra funzionalità e batteria è più che ottimo. Allora, questo dunque il modello A6 Plus che sto provando in questi giorni, materiale metallico, insomma, io trovo che siano prodotti ben fatti, però come sempre questo è il parere di chi insomma prova un milione di telefoni e non trova mai pace. Io vorrei sapere in realtà qual è il vostro di parere. E la domanda è: questo Galaxy S6 Plus vi piace?